Abbiamo fatto una ricerca ad hoc che ci ha permesso di comprendere come la comunicazione, soprattutto un approccio digitale, possa poi effettivamente avere un risvolto positivo anche sul territorio e sulla presenza reale, non soltanto di turisti, ma anche una modalità estremamente innovativa e interessante per interagire anche con le persone nel territorio, col territorio. Per chi fa parte del settore ricettivo, quali consigli si sente di dare per diventare più digitale, quindi di più al passo con i tempi? Io ritengo che sia una sfida che può permettere di arrivare veramente a tantissime persone e soprattutto di abbattere quelle che sono fondamentalmente le frontiere legate alla distanza. E quindi io penso che ad oggi abbiamo la possibilità di conoscere strumenti che ci diano veramente la forza di poter emergere. Il nostro territorio, a suo parere, che probabilità ha di migliorare in poco tempo su quel fronte del digitale? Io sono convinto che già il fatto che ultimamente si sia risvegliato l'interesse anche del tessuto ricettivo sia un segno molto importante di cambiamento. E quindi ritengo che potrebbero esserci in questo momento le opportunità per poter effettivamente cogliere come spunto la cooperazione di tutti per appunto rilanciare la forza di questo territorio.